Cari amici, bentrovati. Auguro a tutti voi un buon anno. Riprendo a fare qualche video, cominciando da dove abbiamo lasciato a dicembre, cioè dalle foto di palazzi e città, allargando però il discorso a tutti i continenti. Rimando alla prossima occasione un discorso più articolato sui massimi sistemi, sulla religione, su Dio e sulla nostra situazione attuale. È ormai evidente che un tempo sulla Terra si era raggiunta una certa stabilità, un'epoca in cui si era affermata un'unica civiltà e che forse aveva assicurato pace e benessere alle popolazioni. Dico forse, perché sarebbe stato davvero un qualcosa di strabiliante, un'armonia mondiale basata sulla bellezza che ora viene sostituita dal nuovo ordine mondiale basato sulla paura. In questa foto abbiamo lo stupefacente risultato degli stessi risonatori a Venezia e in Perù. Mentre mettevo insieme le immagini, mi è venuta in mente la frase attribuita a Carlo V: "Sulle mie terre non tramonta mai il sole". Chissà se una volta è stato davvero così, con un re dei re che governava il mondo intero, un mondo con una sola lingua parlata dappertutto. In seguito anch'essa trasformata per creare incomprensioni fra i popoli, così come col frazionamento delle terre. Per cui anche la storia della Torre di Babele avrebbe un senso. Un altro modo per confonderci deve essere stato senza dubbio cambiare nome ai luoghi. Chissà quali erano i veri nomi delle città prima. Continuano a farlo anche adesso, con gli stati africani, per esempio. I governanti, naturalmente, hanno sempre saputo tutto. Quando venivano informati dell'esistenza di nuove terre, con quello che c'era sopra, capivano di trovarsi di fronte a qualcosa di più grande di loro. Edifici dalla esecuzione millimetrica, identica progettualità, risoluzione dei problemi connessi al trasporto dei materiali, comunicazioni logistiche, macchinari, eccetera. E decidevano di comune accordo di nascondere la verità e raccontare delle storie che hanno retto fino ad oggi. Storie di coloni che decidono di replicare delle regge europee a Pretoria, in Sudafrica, per esempio. O costruire centinaia di edifici in stile classico nel Nuovo Mondo. Così ogni nazione ha avuto il suo Bernini, mentre noi venivamo trattati come stupidi nelle scuole, con la storia dei greci e del neoclassicismo. Ed è umiliante che ci abbiano lasciato credere che a realizzare queste opere fossero stati dei semplici artigiani. Hanno manipolato il vero patrimonio dell'umanità, anche se ora lo vogliono difendere affibbiando questa etichetta ai monumenti più prestigiosi rimasti. È innegabile però che tutte queste foto sembrano prese in un'unica regione, a dimostrazione di una uniformità nelle direttive di elaborazione e costruzione. Da dove arrivavano queste direttive? Dove era il centro di controllo? A che scopo venivano edificati così tanti edifici? Sono domande che dovrebbero interessare gli addetti ai lavori, ma pare che non si voglia approfondire per continuare a sostenere la narrazione dominante, sempre con lo scopo di tenere l'umanità prigioniera. Se ancora troviamo questi palazzi, forse è perché all'atto della loro scoperta
non c'erano ancora i mezzi per distruggerli, o ne hanno lasciato qualcuno di proposito insieme ad altre testimonianze, come i dipinti, perché altrimenti non avrebbero potuto giustificare un mondo vuoto e non avrebbero potuto dire che prima c'erano stati migliaia di anni di storia. Una storia in cui forse ogni civiltà ha realizzato ciò che sapeva fare meglio e poi è scomparso. In questa foto di Parigi, per esempio, ci potrebbero essere almeno cinque cose della passata civiltà, tutte insieme. Una mongolfiera, la torre, un grandissimo edificio con decine di colonne, un'enorme struttura in ferro e acciaio, come il Crystal Palace a Londra. E forse anche la macchina fotografica. In alcune immagini del periodo possiamo notare un'altissima risoluzione, come in questa, dove i visi delle persone si distinguono tutti perfettamente, con un leggero ingrandimento. Ma come erano riusciti a portare tutte quelle colonne nel cuore della città? C'erano già da prima. E da quanto tempo prima? Questo video si poteva anche intitolare Il giro della Tartaria in 80 foto, dalla Nuova Zelanda al Canada, dall'Europa all'America del Sud. Continuiamo a usare questo nome, Tartaria, fino a quando non scopriamo qualcosa in più del passato. Вставай, истинный веков, силы русской, держалась Русь.